Eccomi qua per una lezione che magari vi ho già proposto, però penso sia interessante. Quindi avremo un ring e una sedia. Andremo a utilizzarli all'inizio in maniera separata e poi andremo a unirli tra di loro. Io mi sono già organizzata con il tappetino, l'ho tenuto arrotolato da una parte per adesso e anche la sedia sposto, in questo momento non mi serve subito. Quindi inizieremo la lezione con il ring, poi andremo ad associare i due oggetti tra di loro per creare, diciamo, delle varianti un pochino più stimolanti, più allenanti o comunque per facilitare anche la nostra lezione. Quelli che non hanno il ring, l'ho spiegato altre volte, potrebbero usare una cintura, per esempio dei pantaloni allacciata e magari sentire la tensione. Come se fosse un ring, in poche parole. E poi potrete anche, per esempio, associare, quando non avete il ring, magari dobbiamo lavorare con gli adduttori, prendete una pallina. Quindi potete sfruttare la possibilità di utilizzare il ring e usare una cinghia e poi, per quanto riguarda i lavori invece di chiusura di questo genere, per esempio anche per esempio movimenti laterali, utilizzate una pallina o anche un cuscino. Vi ricordo che comunque potete fare la lezione anche senza niente, quindi dipende dalla vostra volontà. La sedia sono sicura che riuscite a trovarla da qualche parte, quindi magari una sedia la possiamo sempre recuperare. Allora, partiamo quindi con il ring in mano. Ci organizziamo con bene l'appoggio dei piedi e spostiamo il peso del corpo leggermente in avanti e leggermente indietro. Questo per svegliare quindi i nostri organi sensoriali che sono delle celluline sotto la linea del piede che ci danno la sensazione di appoggio e di equilibrio. Ci stabilizziamo in questa posizione, rilassiamo le nostre spalle. E andiamo a ruotare le spalle, quindi cerchiamo di far in questo modo mobilizzare le scapole che salgono e che scendono, e lo facciamo anche in avanti, quindi ci portiamo con il movimento delle spalle in avanti. Mantenendo il nostro ring, adesso andiamo a sollevarlo all'altezza del petto e lo portiamo verso il petto. Andiamo senza schiacciare, andiamo solo a fare questi movimenti di espiro. Inspiro, espiro, inspiro. Cerchiamo anche magari di sollevarci in punta di piedi e quindi di sentire bene l'appoggio. Ok, io torno un po' indietro, mi sembra che non mi vedete. Quindi stendo e torno, stendo e torno, stendo e torno, stendo e torno e mantengo le braccia tese. Da questa posizione, sempre per mobilizzare l'articolazione delle spalle, vado a creare questi movimenti come se stessi guidando un'automobile, quindi come se fosse un volante. Quindi incrocio, ritorno, incrocio, riporto le braccia all'altezza del petto, poi sposto e faccio questi movimenti di spostamento laterale, prima da una parte, poi da un'altra, poi da una parte. Poi da un'altra, ritorno al centro, stendo le braccia, sollevo sulla linea, sopra la linea del capo, ritorno all'altezza del petto. Inspiro, mi sollevo ed espiro, torno. Inspiro, salgo, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Lo faccio un'ultima volta. Inspiro ed espiro. Porto il braccio sulla linea della testa e disegno dei cerchi, come se avessi un'aureola sul capo. Mi fermo e i cerchi li vado a disegnare nell'altra direzione. Mi fermo da questa posizione e abbasso le braccia e lascio il ring solamente sul braccio destro. Mobilizzo la spalla, io mi sposto un pochino per darvi un attimo più di visione del mio movimento, e adesso da qua faccio camminare il braccio e oscillo leggermente. Quindi braccio avanti, piegamento sulle gambe, inspiro, espiro, proprio lo faccio andare morbido avanti e indietro, oscillo, ritorno, oscillo, ritorno e tengo la posizione su.
Mantengo il braccio, vado a chiudermelo davanti all'altezza del cuore e faccio dei piccoli piegamenti, quindi aumento la flessione, spingo le braccia in avanti, piego, ritorno, piego, ritorno, piego, ritorno, mantengo la mia posizione, appoggio il ring sulla linea delle ginocchia, vado ad espirare e ad inspirare, andando così a far mobilizzare il tratto lombare e l'osso sacro, quindi espiro, inspiro, espiro, srotolo la colonna, mi porto su e do il ring all'altro braccio. In questa posizione quindi oscillo il braccio e piegamento, quindi spingo e ritorno. L'altro braccio l'ho messo sulla coscia opposta in modo da frenare un pochino il movimento, stendo e ritorno, stendo e ritorno, stendo e ritorno, stendo. Lo faccio un'ultima volta, resto qua, mi porto il ring e lo riporto davanti a me. Piegamento con le braccia tese e rientro con le gambe dritte. Ancora, quindi scendo, torno. Allungo, rientro, allungo, rientro, allungo, rientro e resto qua. Appoggio il ring come ho fatto precedentemente e di nuovo vado ad espirare. Spiro, inspiro, connetto anche la testa al movimento, abbasso il mento, torno a guardare in avanti, abbasso il mento, guardo avanti, abbasso il mento, guardo avanti. Espiro e poi lentamente srotolo la colonna. Mi porto verso l'alto, tengo il ring con entrambe le braccia, mi porto su, inclino il busto da un lato, torno al centro, dall'altra parte, torno al centro, dal lato, torno al centro, dal lato, torno al centro, dal lato, torno al centro, dal lato. Creiamo dei movimenti un pochino più grandi, andando a creare delle grandi rotazioni, piegando anche le ginocchia, espirando. Inspirando, espirando, inspirando, mi fermo al centro, adesso giro dalla parte opposta, espiro ed inspiro, espiro ed inspiro, espiro ed inspiro, espiro ed inspiro e ritorno nella mia posizione. E qui entra in gioco subito subito la sedia, quindi prendete una sedia di qualsiasi tipo sia, non importa, potete usare anche un puff, Okay? E in questa posizione vi organizzate bene sul bordo della sedia. Mi raccomando, non sedetevi in fondo, quindi vi faccio vedere un attimo così. Mettetevi in appoggio bene sul bordo della sedia, tenete il vostro ring in mano e andate da questa posizione a percepire bene l'attivazione delle vostre braccia. Le gambe, ok, così vedete che sono lontane, no? Avvicinatele, portatele un pochino più indietro rispetto alla linea del piede, mantenendo il vostro ring, fate finta di alzarvi, ma non vi alzate veramente, quindi schiacciate un po' e staccate leggermente i glutei, stacco un po', la mia sedia scricchiola, schiaccio e ritorno, vedeteci l'olio, schiaccio e ritorno, schiaccio e ritorno, schiaccio, attenzione, adesso io invece schiaccio veramente e mi porto verso l'alto, scendendo piano piano mi risiedo sulla sedia, spingo verso l'alto, scendo e ritorno, spingo in alto, scendo e ritorno, spingo in alto, scendo e ritorno, l'ultima volta spingo in alto, scendo e ritorno, mantengo qua la mia posizione, adesso questo ring lo vado a mantenere nuovamente verso la vostra direzione e qua creo una torsione, espirando, quindi cerco di mantenere il bacino fermo sulla sedia, ruoto il tocco con il dorso, eseguo una contrazione per 1, 2, 3 e torno al centro inspirando, soffio, 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 inspiro al centro, soffio, 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 siete sempre al bordo della sedia, soffio, 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 inspiro, soffio, 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 inspiro, soffio, 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 inspiro, soffio, 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 inspiro l'ultimo, soffio, 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 inspiro. Da qui, attenzione adesso, il nostro ring fa la parte del leone e si infila in mezzo alle ginocchia. In questa posizione le mie ginocchia sono perpendicolari ai talloni, ho la schiena bella dritta e sono proprio, diciamo, seduta sulla punta della sedia.
avvicino bene le gambe e comincio a creare l'attivazione dell'interno delle gambe, quindi espirando premo, inspirando, schiaccio e lascio. Se ce la faccio avvicino un pochino più i piedi in modo da avere una maggiore sensazione di attivazione di tutti i muscoli della catena interna, espirando, inspirando, espirando, per connettere la parte alta del nostro corpo con la parte delle gambe andiamo ad espirare, cercate di appoggiare i gomiti tra di loro, espirando, inspirando, espirando, inspirando, espira, inspira, schiaccia bene con tutte le due gambe, non distribuisci le tue forze, ok? Espira, inspira, espira, mantieni la tua posizione, rilassa, piccole pressioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Divarica le gambe per bene, lo capisco che adesso si sente bene, e tenete il vostro ring con la mano sinistra. Giratevi lateralmente, portate bene una gamba in avanti e l'altra gamba dietro. Una volta che siete in questa posizione, appoggiate verso l'interno il vostro ring, il palmo della mano. Il ring ci connette con la parte alta del corpo, quindi ci permette anche di lavorare sulla parte alta delle braccia, e mantenendoci in questa posizione andiamo a prendere, espirando, inspirando, soffio, inspiro, soffio, quindi spingo contro l'interno del ginocchio opposto, quindi espiro, inspiro, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Adesso mentre schiacci, sali, ti sollevi un po' di più, ti sei staccato completamente dalla sedia, però ce l'hai vicino, ti aiuta a non cadere ed esegui le piccole pressioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Togli il ring da questa posizione e piano piano ti riporti al centro con le gambe collegate e giri dalla parte opposta, ok? Ben bene, quindi apriamole anche da questa posizione, poggiamo verso l'interno, teniamo la schiena dritta, guardiamo bene in avanti e andiamo nella stessa dinamica. Palmo della mano e premo, inspiro, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro. Vado a lavorare anche su tutte le catene laterali, interno e sotto il braccio. Schiaccio, lascio, schiaccio, lascio, schiaccio, lascio, schiaccio, lascio, schiaccio. Attenzione, adesso fate bene forza sulla gamba anteriore, mantenetevi completamente su, potete anche appoggiarvi un pochino col braccio con la sedia e fate delle piccole pressioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Rientrate nella posizione e ritornatevi a risedere sulla sedia. Adesso però infilate le gambe all'interno e praticamente la forza di spinta è completamente opposta alla precedente. Se io non ho il ring, prendo la cintura e me la metto, ok? L'importante è che non sia un elastico, perché se è un elastico perdo questa sensazione di attivazione. Si può fare anche con l'elastico, però è completamente diverso lo stimolo. Infatti adesso io, tenendo le gambe larghe quanto posso, mantenendo la colonna bella dritta, cerco nuovamente di spingere bene fuori e andare così a spingere, ad aprire bene. Devo sentire che il ring, o comunque la cintura, quello che è, la vado a aprire, la vado ad allargare, mantenendo questa cosa, porto i piedi leggermente indietro, vi ricordate prima cosa abbiamo fatto? Mi spingo verso l'esterno, mi porto verso l'alto e rivado a sedermi e vado ancora fuori l'aria. Sentite che le ginocchia ci spingono da sole per salire, si attivano da sole in spinta esterna. Ok, riscendo giù, risalgo, discendo, spingo in fuori, discendo,
spingo in fuori, discendo, spingo in fuori e mantengo qua, piccole spinte verso l'esterno, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora piccolini, piccolini, sentite le sensazioni a livello qua, i glutei, piano, piano, spingo, spingo, spingo gli ultimi, forza qua, 3, 2, 1 e stop, bene, piano piano togliete il vostro lì, andate a spostarlo, okay? E vi alzate con calma i piedi, mettete la sedia pronti a voi, vi allontanate un pochino, non deve essere troppo vicino ma non è troppo lontano, portandovi bene indietro, appoggiatevi al ring e flettete un pochino le ginocchia e andate ad eseguire questo movimento, ok? Siete qua ed espirando fuori, inspirate e risollevate fuori. Adesso però bloccate le ginocchia, fate il movimento solamente con le braccia, espirando, inspirando, quindi premete con le braccia contro il ring verso la terra, ma senza muovere le gambe, eh? Inspiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ok, mantenendovi qua adesso, onda con la schiena, tenete la costante pressione, eseguite il movimento di espirazione, inspirazione, fuori l'aria, inspiro, mobilizzo il tratto lombare creando la curva e poi piano piano srotolo la colonna, vengo su e mi metto in piedi, sposto la sedia lateralmente, qui è una facilitazione più tendenzialmente, non tanto una difficoltà, semplicemente vi aiuterà nell'equilibrio. Andremo a spostarci, cerchiamo di mantenere un attimo una gamba qua e ti portiamo in estensione, in apertura, la gamba opposta. Da qui, mantenendo questa posizione, eseguiamo delle pressioni con il braccio teso contro la coscia. La coscia deve resistere, la luce è teso, ve l'ho detto, andiamo quindi ad attivare i muscoli sottostacolari, il braccio, il tricipite, i muscoli della spalla, espiriamo, inspiriamo, mi schiaccio, lascio, schiaccio, lascio, premo, lascio, premo, lascio, premo, lascio, premo, lascio, premo, piccole pressioni, 8, 7, sentite anche il braccio, no? Sotto, piccoli, lavoriamo anche sui fianchi, sugli obliqui, 3, 2, 1 e stop. Mantengo adesso questa posizione con la gamba tesa, mi giro fronte alla sedia. Il ginocchio in questo caso e l'altro ginocchio sono sulla stessa linea. Cerco la caviglia, blocco il ring nella piega del gluteo, ok? Mantengo il ginocchio sulla linea dell'altro ginocchio, mi sorreggo nella sedia. Fletto e faccio delle pressioni con il tallone contro il ring e contro il gluteo. Se non ho il ring, uso la pallina, eh? Capisce questo, sì? Espiro, inspiro, espiro, inspiro, premo, lascio, premo, lascio, premo, lascio, premo, lascio, piccole piccole pressioni, 8, 7, 6, 5, sentite il femorale dietro, il muscolo posteriore della coscia, ancora piccolo, 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 gli ultimi, 4, 3, 2, 1 e stop. Poggiate il ring sulla sedia, tornate se cade come il mio non fa niente e cercate sempre la stessa gamba che stava facendo l'esercizio, mettetevi bene con la schiena e sentite un allungamento di tutta la muscolatura posteriore, ok? Mantenendovi così e poi lentamente vi riportate su, naturalmente lo dovete fare dalla parte opposta, io giro anche la sedia così è più facile per voi osservare, quindi cambiamo lato e andiamo ad appoggiarci leggermente sulla sedia, apriamo la gamba, mettiamo all'altezza della coscia e tiriamo qua la posizione, staccate leggermente la gamba, restate bene in equilibrio ed eseguite delle pressioni costanti con il palmo della mano senza usare le dita, eh? Ok? Quindi premo, lascio, premo, lascio, premo, lascio, soffio, inspiro, soffio, inspiro,
soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, piccoli, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop, e mi giro. Mi giro, voglio bene la gamba, vi facciamo un giochino di prima, eh? Caviglia, caviglia sotto la linea del gluteo, cerchiamo di tenere il ginocchio nella stessa linea, manteniamo la schiena dritta, la pancia attiva, gli addominali attivi, andiamo a flettere e a stendere, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, schiaccio. Nascio, schiaccio, nascio, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo. Sentite, è proprio preciso, è un movimento piccolo, ma sentiamo bene tutto il muscolo posteriore della coscia. Piccole, piccole pressioni adesso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5. 3, 2, gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop. Come ho fatto prima, appoggio al ring, la gamba la porti in avanti, torni indietro con l'altra gamba, la tieni piegata, mantieni la tua schiena attiva e lunga e senti l'allungamento del muscolo posteriore della coscia. Torno su. Benissimo, e andiamo avanti sulla nostra lezione. Adesso io mi vado a sedere. Mi vado a sedere e organizzo il mio ring bloccato all'interno delle cosce. Da questa posizione posso anche aiutarmi con la sedia leggermente e arrotondare la mia colonna. Altrimenti, invece che mettono le cosce, penso sia più facile per tutti. Facciamo così, lo mettiamo nelle caviglie, così, e andiamo con la schiena profonda, le nostre gambe sono su a 90 gradi. Possiamo anche appoggiarci con la scapola e lo schienale e proviamo adesso a chiudere, c'è lo schienale, spero, vero sì? Se non cadiamo, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro. Soffio, inspiro, piccole pressioni, 8, 7, 6, posso anche togliere le mani, quello che volete, posso tenermi alla sedia, posso tenermi alle cosce, piccolo, 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 piccolo e stop. Ritorno in posizione, è sempre per fare un discorso di attivazione adesso contraria rispetto al movimento precedente, sposto la sedia ed entro all'interno. Lo metto più o meno ai polpacci, nella parte più larga dei polpacci, allargo le gambe, mantengo la mia posizione e mi appoggio allo schienale e vado a sollevarmi in punta di piedi. Come vi sollevate in punta di piedi? Sentite subito la spinta verso l'esterno, se non avete il ring usate la cinghia qua, ok? E ritornate giù, quindi ritorniamo su, andiamo giù, andiamo su, andiamo giù, inspiriamo, espiriamo, saliamo, scendiamo, salgo, scendo, salgo, scendo, mantengo la mia posizione in punta, fletto le ginocchia, stendo le ginocchia, cercando di non appoggiare i talloni, ok? Fletto, stendo, 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 resta in flessione. Attenzione, adesso appoggia i talloni, stacchi i talloni, ti sollevi, scendi, appoggia i talloni, stacchi i talloni, sali, piega, appoggia i talloni, stacchi i talloni, sali, scendi, poggia, stacca, sali, scendi, poggia, stacca, sali, scendi, poggia, stacca, sali, scendi, poggia, stacca, sali, scendi, resta qua, solo stacco. Poggio, stacco, poggio, stacco, poggio, stacco, poggio, stacco, poggio, stacco e ritorno qua. Ok, volendo qua adesso potrebbe
lasciate che il bacino si porti dietro, appoggiatevi allo schienale, lasciate andare la colonna in allungamento. Ok, una volta che siete qua potete anche fare questo, togliete il vostro ring e ci organizziamo per i prossimi esercizi. Andiamo adesso a prendere il tappetino, che adesso lo sto posto qua, il ring, apro il tappeto. Naturalmente se vi serve una asciugamano, un cuscino, qualcosa per la testa, ve la organizzate. Un po' dura, così più morbida, ok, e mi vado a mettere le gambe piegate sopra, così devo cercare di andare a sentire che le mie gambe sono, questo tappeto cammina come me, sostenute dalla seduta della sedia, no? Quindi mantengo questa posizione, cerco il mio ring, lo porto lateralmente a me e vado a metterlo effettivamente con una piccola diagonale, comunque in verticale. Mantengo questa posizione, rilasso l'altro braccio e ascolto cosa succede quando schiaccio il ring. Naturalmente avrò sistemato la testa, le spalle, tutto il resto del corpo ed espirando bene ci premo sopra. Bene con la bocca, faccio uscire tutta l'aria, soffia, inspira, se sentite avete un'attivazione generale, potete anche toccarvi sotto l'ascella, ma anche un lavoro sulla muscolatura degli obliqui. Ok, provate a mettere una mano sopra, sotto la testa, sollevare leggermente un pochino più il busto ed eseguire delle pressioni costanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Vi accorgerete che c'è anche un'attivazione a livello del centro, quindi dell'addome. Portiamo il ring dalla parte opposta. I primi che facciamo rilasciamo tranquillamente la testa rilassata, la testa rilassata, sentiamo bene il palmo della mano e andiamo a premere contro il ring. Se non c'è il ring c'è la palla, vero? Schiaccio, lascio, premo, lascio, premo, lascio, soffio, inspiro, soffio. Ok, adesso andiamo con la mano dietro la testa, solleviamo il busto, veniamo su e andiamo. Piccole pressioni, veloci. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e stop. Ok, benissimo, sempre per sfruttare la forma del nostro ring, andiamo avanti ancora con lo stimolo a livello del centro, mettiamo la maglietta sotto la testa, come se fosse un piccolo cuscino nel centro del cranio, non nel collo, non nelle vertebre cervicali. Utilizziamo il nostro ditino, prendiamo il nostro ring e espirando ci aiutiamo a salire. Mi raccomando di non tirare il collo, mi raccomando, piano, soffio, inspiro. Questo movimento adesso aggiungiamo un altro movimento. Tenete su una gamba, ok? La mantenete qui, tenete la posizione, fate delle piccole chiusure. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Qua appoggiate questa gamba,
stendete l'altra gamba, piccole chiusure, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop, benissimo, e tornate giù. Vi rimettete qua e andate ad appoggiare il vostro ring sulla base, diciamo così, della parte bassa del ginocchio, e tenete la vostra posizione. Mantenendo questa posizione dovete soffiare e spingere contro le gambe. Espirare, inspirare, soffia, inspira. Con tutte e due le braccia, ok. Soffia, inspira, 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 soffia. Benissimo. Adesso provate questa sensazione diversa, eh? Aiutatevi un attimo, strisciate via, tornate indietro e appoggiate solo la pianta dei piedi. Ok, siete qua, mantenendovi in questa posizione come prima, andate di nuovo ad espirare e lascio, soffia, inspira, 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 soffia. Se ce la fate, sollevate il busto leggermente, fate delle piccole chiusure. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Benissimo. Sciogliete un attimo le braccia, anche la testa, lasciate scaricare, allungatevi, magari stiracchiate un po' a destra, un po' a sinistra. E lasciando le gambe come sono, scaricate un po' le braccia, prendete il vostro ring. E andate ad appoggiare la pianta del piede, in questo caso il mio destro, e stendete la gamba su. L'altra gamba che è rimasta appoggiata alla sedia passa sotto la sedia. Ok? La gamba esce e viene in avanti. Quindi una gamba la tenete ferma, l'altra gamba la fate salire e scendere. Espiro dentro, inspiro, espiro in alto, inspiro. Espiro dentro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, sali e scendi, sotto e sopra, ancora, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, passa sotto. Mantieni la gamba tesa, se ce la fai sollevati bene con il busto e mantenendo la posizione qua, ok, cerchi di tenerti ben bene. Tenendoti su, dondola, oscilla e vieni verso la sedia. Ok, puoi togliere questa gamba e lentamente srotoli la colonna, ti rimetti in posizione. Adesso andiamo con l'altra gamba, quindi teniamo la gamba verso l'alto, rilassiamo la testa e le spalle. Stacchiamo una gamba, andiamo dentro la sedia, espirando, se succede questa cosa, inspirando e andiamo, soffio, inspiro, soffio. Una volta dentro la sedia, una volta al soffitto, ok, soffio, inspira, soffio, inspira, soffio, inspira, soffio, inspira, soffio, ancora, dentro e fuori, dentro. Fuori, dentro, fuori, dentro, forza gli ultimi, soffia, inspira, soffia, attenzione adesso, lascia la gamba tesa, abbassa il mento, vieni su, se vuoi dondo, ti metti a sedere e togli il ring. Una volta che ti sei seduto così, ti giri, ti metti di letto e andremo a eseguire un esercizio in posizione prona, cioè vi dovete proprio girare a pancia in giù, eh? Quindi le gambe passano dentro la sedia, mi giro completamente, sono qua, e da questa posizione muovo l'osso pubico, scarico bene la tensione. Allora, cosa succede? Che voi le gambe, una volta che le avete aperte, spero che tutti quanti abbiano una sedia con le
che sia aperta sotto, dovete sentire che le gambe spingono contro le gambe della sedia, le vostre gambe. Spingono verso l'esterno, quindi devono sentire il blocco delle gambe della sedia. Questa tensione, se lo fate bene con i piedi, sentite da subito come spingete che si attivano i muscoli dei glutei, la parte bassa. Quindi, una volta che siete qua giù, vi organizzate con il vostro ordine, aprite bene il petto, controllate che ci sia questa attivazione contro le gambe della sedia e da qua andate a scivolare con il vostro ordine. Per adesso lasciatelo camminare sul pavimento. Inspirate, lo portate avanti, espirando dietro, inspiro avanti, espiro dietro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Provo a staccare leggermente lo sterno, mantengo il collo lungo e vado andando con le braccia di nuovo. Inspiro a lungo, espiro, torno, inspiro, se ce la faccio, altrimenti continuo a strisciarlo nel pavimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, mi fermo qua, appoggio, ruoto le spalle, punto i piedi dietro. Posso farlo, tranquillamente, vero? Usciamo dalla sedia, ci allunghiamo in avanti e ci lasciamo andare. Vado a srotolare la colonna, mi porto su, dietro di me c'è la sedia, ma mi serve. Adesso io tolgo questo e mi vado, mi recupero il ring però, prima, e mi vado a sedere. Mi siedo qua sul bordo della sedia, riporto le gambe dentro e sento nuovamente questo tipo di appoggio, no? Verso l'esterno, però questa volta ruoto le spalle, apro il petto, mi appoggio sullo schienale, avanzo con i piedi, mi porto, naturalmente avete una sedia bella forte e stabile, vero? Avanzo con i piedi, sposto il bacino, mi porto qua e sento che posso lavorare con i gomiti, allargate le ginocchia in fuori, scendo, salgo, scendo, salgo, sento le gambe che spingono fuori, lavoro sui tricipiti, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, ritorna a sedere, così puoi anche lasciare le gambe tese. Apri bene, inspiri, sali ed espirando ti porti verso i piedi, quello che fa, poi sdruppoli la colonna e ti riporti su. Togli pure il ring da questa posizione e ti vai a sedere qua in avanti. Ok, allora attenzione, adesso vi sedete bene sul bordo della sedia, mettete il ring davanti alle vostre ginocchia, io mi giro per farvi vedere all'inizio, andate a eseguire un'espirazione e un'inspirazione, quindi cerchiamo di fare come se facessimo il gatto, quindi mettetevi bene sul bordo della sedia, espirate e inspirate, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, spingete con le braccia, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, prendete il vostro ring e portatelo lateralmente a voi, voi siete qua, okay. Andate a lavorare con il palmo della mano fino a dove vi potete arrivare, ritornate qua, inspirate ed espirate, inspirate ed espirate, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro, piccole pressioni con la palma della mano che spinge contro il ring, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, rifaccio il movimento adesso dalla parte opposta, quindi me lo metto qua e vado come ho fatto prima, allungare e ritornare al centro, allungo, torno al centro, lungo, torno al centro, lungo, torno al centro, lungo, torno.
torno al centro, resto nella posizione, faccio delle piccole pressioni contro il ring. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno in su. Ok. Da questa posizione adesso mettete lateralmente, ok? Prendete il vostro ring e vi lasciate andare con le braccia ben in fondo. Ok, lasciate andare in su. Scaricate bene il peso della testa sulle braccia, portate le braccia in alto e lasciate scaricare completamente il peso verso il basso. Respirate tranquillamente perché piano piano venite su. Ok, e ritornate in posizione. Allora, questo lo possiamo anche appoggiare. Ci concentriamo sui movimenti del collo adesso, ma più importante, lasciate le braccia lungo i fianchi. E allora, voi adesso dovete creare, con lo sguardo, create una sorta di diagonale. Quindi con gli occhi guardate in alto la vostra destra, in basso la vostra sinistra. Guardiamo su, guardiamo giù, prima una diagonale, guardiamo in alto, a destra, guardiamo in basso a sinistra, guardiamo in alto a destra, in basso a sinistra. Torniamo al centro. Adesso ci concentriamo dalla parte opposta, quindi guardiamo in alto, in basso, in alto, in basso, in alto, in basso, in alto, in basso, in alto, in basso. Tornate al centro. Incliniamo l'orecchio sulla spalla destra al centro. Sinistra, pensate più che altro a portare l'orecchio verso la spalla, ok? Lato, torno, lato, torno, lato, torno, lato, torno, lato e torno. Mi sposto di lato, ve lo faccio vedere da questa parte, schiena dritta, mento avanti, il mento va più avanti, mento dietro, come Totò, avanti, dietro. Avanti, dietro, proprio la mascella, dietro, 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 ancora due, ok, tornando al centro, movimento dell'orecchio sinistro verso la spalla sinistra, scendo, guardo in alto, rientro e ritorno al centro, orecchio, andiamo praticamente a ruotare, guardiamo su in alto, riscendiamo e ci riportiamo al centro. Piano piano questo movimento diventa un movimento circolare, ma senza esagerare. Facciamo anche dalla parte opposta. Ci fermiamo al centro, solleviamo lo sguardo. E spero vi sia stato di sollievo anche per la cervicale, per il collo, perché abbiamo fatto tantissimi lavori di pressione contro il ring che vanno a innescare attivazioni molto importanti a livello della parte alta del collo. Vi consiglio adesso con i polpastrelli di massaggiare queste strutture, questi muscoli che tendenzialmente sono belli duri. Ci andate proprio a penetrare con le dita e fate dei cerchietti. Andate proprio nella parte più dura che sentite, fate dei movimenti circolari e poi cercate di massaggiare il collo dal basso verso l'alto, creando questi movimenti dalla parte cervicale verso su, verso giù. Seguite il tessuto muscolare che avete nella cervicale, abbassate leggermente lo sguardo,
andate fino alla zona occipitale e massaggiate in su e in giù, cercate i punti dolenti, ce ne potrebbero essere, ok? Provate a fare anche dei piccoli movimenti circolari, sia da una parte che dall'altra, ok? Qua, oh. E poi piano piano ad allargare, come ad allargare i tessuti, no? Ad allargare questi tessuti verso l'esterno, gli date questa tensione così. Vedete quanto dura tutta questa struttura, sempre tesa, sempre stanca. Ok. E poi andate indietro con la cervicale. Lasciate le dita là. Inspirate, vi portate indietro. Espirate. Inspirate. Espirate. E là. Lasciate andare. Ah, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo terminato questa sequenza. Spero vi sia piaciuta questa unione dei due attrezzi. E vi auguro un buon fine settimana, specialmente quelli che mi seguono il martedì e il giovedì. Vi ringrazio prima di tutto per la vostra partecipazione, la vostra attenzione, la vostra generosità quando mi fate le donazioni, che sono per me utilissime in questo momento abbastanza difficile. Grazie mille, alla prossima, vengo a salutarvi da vicino. Ciao ciao!